Il caso di oggi mi ha dato molto da pensare riguardo a come le persone possono approfittare della bontà e della generosità che gli viene offerta per compiere delle azioni veramente orrende. Il caso di oggi è quello che vede come protagonista la 14enne Elizabeth Smart. È la seconda dei sei figli di Edward e Louise Smart e ha una vita pressoché perfetta. Una bellissima casa a St. Lake Louis e una famiglia che la adora. È una ragazza sempre sorridente, rispettosa e profondamente devota, appassionata suonatrice di arpa. Il 5 giugno del 2002, tuttavia, durante la notte, la ragazza, mentre era profondamente addormentata nella sua stanza che divideva con la sua sorellina più piccola, viene svegliata improvvisamente. Un uomo le punta un coltello alla gola e le intima di seguirlo, minacciando di far fuori lei e la sua intera famiglia se non avesse collaborato. Spaventata, la ragazza accetta e viene trascinata nel bosco. La sorellina di 9 anni, Mary Catherine, si finge profondamente addormentata, fino a quando non è sicuro che il mostro che ha portato via la sorella se ne è andato. Poi si alza, corre nella stanza dei genitori, a cui racconta quello che è successo. All'inizio i due non credono alla bambina, credono che si sia trattato di un incubo, ma quando si accorgono che il pannello di una delle finestre della stanza della ragazza è stato tagliato con un coltello, capiscono che Mary stava dicendo la verità. Qualcuno ha rapito Elizabeth, ma la domanda è: chi è stato? Anche se giovane e spaventata, Mary si rivela una testimone attenta e riesce a dare un buon numero di informazioni alla polizia. La persona che ha portato via la sorella era un uomo bianco, capelli scuri, alto pressoché quanto suo fratello, 1,76 m circa, e di età compresa tra i 30 e i 40 anni. L'uomo ha minacciato la sorella con quella che la piccola ha riconosciuto essere una pistola e le ha detto che non le avrebbe fatto del male. Mary aggiunge poi un elemento cruciale: la voce dell'uomo le suonava familiare, anche se non ricordava dove l'avesse sentita. A quanto ricorda, la sorella maggiore ha chiesto all'uomo perché stesse facendo una cosa del genere. E pare che lui abbia risposto: per il riscatto. La notizia del rapimento di Elizabeth si diffonde nella zona in tempi rapidissimi e sono moltissime le persone che accorrono a dare una mano nella ricerca. Vengono scandagliati boschi, dispiegati elicotteri e unità cinofile. La zona viene tappezzata di manifesti e le televisioni locali parlano del rapimento più volte nel corso delle dirette. I genitori sono sempre in prima linea durante le ricerche e appaiono diverse volte in televisione, scongiurando il rapitore di liberare la loro piccola bambina. Il padre, Edward, arriva al punto di collassare, schiacciato dall'angoscia, e viene portato in ospedale. Dopo una settimana di indagini, le autorità cominciano a interrogare un gruppo di sospetti, compresi alcuni parenti di Elizabeth, che vengono anche sottoposti al test della macchina della verità. Tra i sospettati spicca il nome di Richard Ritchie, un uomo con la fedina penale sporca e una lunga storia di abuso di sostanze illecite, che avevano lavorato per la famiglia Smart in passato. Durante la perquisizione dell'abitazione di Richard, la polizia rinviene gioielli che l'uomo ha precedentemente rubato alla madre di Elizabeth, Louise, e anche in altre case del vicinato. Gli inquirenti affermano che l'uomo potrebbe aver ucciso la ragazza dopo essere stato colto in flagrante, ma Richard nega in ogni modo di essere coinvolto nella sparizione della giovane. Prima che gli investigatori possano avere qualche informazione utile su Richard, muore per un'emorragia cerebrale nell'agosto del 2002. Nonostante la polizia sia persuasa del coinvolgimento di Richie nel rapimento, la piccola Mary Catherine non è d'accordo. È convinta di aver già sentito la voce dell'uomo che ha portato via sua sorella e non era quella di Richard. La polizia però non le presta attenzione, asserendo che la piccola è confusa e non sa quello che dice. Si sbagliarono e si sbagliarono di grosso. 6 mesi dopo la sparizione della sorella, nell'ottobre del 2002, la piccola Mary Catherine, immersa nella lettura, ha un flashback e ricorda a chi appartiene la voce che ha sentito quella notte. Nell'autunno del 2001, Louise Smart e le figlie avevano incontrato per strada un predicatore senza tetto che si faceva chiamare Emmanuel. La donna gli aveva offerto dei soldi in cambio di pulire il tetto della casa dalle foglie. Mary Catherine racconta alla polizia i suoi sospetti, ma gli agenti sono scettici. Trovano improbabile che una ragazzina ricordi la voce di un uomo che ha sentito una volta sola e che ha lavorato per la famiglia per un periodo così breve. La famiglia, invece, crede alla bambina e, visto che la polizia non interviene, decide di farlo in autonomia. Fanno preparare una identikit dell'uomo e lo inviano ai media. L'immagine viene ripresa da molti programmi e finalmente arriva un riscontro.
Una donna riconosce la persona del disegno come suo fratello Brian David Mitchell e consegna alla polizia delle foto più recenti che vengono trasmesse ovunque in televisione. Nato il 18 ottobre del 1953, Brian ha una storia personale particolare. A 16 anni viene mandato al riformatorio dopo essersi ripetutamente mostrato nudo a una ragazzina di 8 anni. Nel corso degli anni si è sposato più volte e ha avuto 4 figli dalle due prime mogli. Dopo il divorzio dalla seconda moglie, Brian sposa Wanda Barzi, una quarantenne divorziata con 6 figli. Sia Brian che Wanda sono membri attivi della loro chiesa e Brian ha cambiato il suo nome in Immanuel, affermando di essere un profeta di Dio, in grado di avere delle visioni. Questo non viene visto bene dagli altri membri e i due vengono presto cacciati dalla loro chiesa. Incomincia a vivere per strada, predicando e chiedendo l'elemosina, e Brian si fa crescere una lunga barba, cercando di assomigliare, forse a Gesù. Al momento del rapimento, Elizabeth riconosce la persona che la sta portando via, l'uomo che lei e sua madre avevano aiutato per strada. Il rapitore la porta nella parte più profonda del bosco, presso un campo, su una montagna dietro casa. Lì lo aspetta Wanda, che fa cambiare abiti alla ragazza, sostituendo il pigiama con una veste, mentre Brian compie una serie di rituali matrimoniali con i quali intende legarsi alla giovane Elizabeth. Terminati questi riti, l'uomo violenta la ragazza. E questo è solo l'inizio. Per settimane la ragazza viene tenuta legata con corde di metallo a un albero, soprata da Brian, che minaccia di ucciderla se non collabora. Mangia poco o niente e quando riceve qualcosa si tratta quasi sempre di scarti. Viene costretta ad assumere alcol e sostanze che la rendono più remissiva e a guardare giornali con immagini sconce. Brian aveva detto a Elizabeth di essere un messia che sarebbe sorto di lì a 7 anni, sarebbe stato lapidato per strada per poi risollevarsi e far fuori l'anticristo. Le aveva spiegato che lei era solo la prima delle ragazze che aveva in programma di rapire e che l'avrebbero accompagnato nella sua lotta contro l'anticristo. Successivamente prova a rapire altre due ragazze, tra cui la cugina quindicenne di Elizabeth, ma fortunatamente fallì. Dopo 2 mesi nel campo, Brian era riuscito nel suo intento, aveva totalmente piegato lo spirito di Elizabeth, che aveva smesso di provare a scappare, credendo di non aver più via di uscita da quell'incubo. Anche quando compariva in pubblico con i suoi rapitori, con un velo che le copriva il volto, non tentò mai di fuggire o chiedere aiuto. Una persona arrivò a chiamare la polizia dopo aver notato 3 persone con abiti particolari e aver riconosciuto gli occhi di Elizabeth, ma in quell'occasione Brian asserì che la ragazza era sua figlia e quando il poliziotto intervenuto si era rivolto direttamente a lei, aveva risposto al posto della giovane spiegando che la loro religione proibiva alle donne di parlare in pubblico. Successivamente Elizabeth raccontò che in quell'occasione Wanda le aveva fatto gesto di non muoversi e aveva afferrato la sua gamba sotto il tavolo dove erano sedute. Mentre il poliziotto si allontanava, la ragazza disse di aver pensato che la sua unica possibilità si stava allontanando e provò rabbia per se stessa per non aver fatto nulla e non aver chiesto aiuto. Successivamente il trio si sposta a San Diego, dopo si fermarono per parecchi mesi, passando da un campo all'altro e mangiando nei rifugi per senza tetto. Per un certo periodo, nel febbraio del 2003, Brian viene arrestato per essere entrato con la forza in una chiesa, ma riuscì a mantenere il controllo della situazione e a uscire dalla prigione in pochi giorni dopo aver affermato di essersi ubriacato per la prima volta dopo anni e di non aver avuto coscienza di quello che faceva quando aveva forzato l'ingresso di quel luogo di culto. Uscito di prigione, Brian vuole andarsene il più lontano possibile e in quel momento Elizabeth elabora un piano. È consapevole che le possibilità che la sua famiglia la trovino sono molto più alte se ritorna nello Utah. Decide di provare il tutto per tutto, va da Brian e afferma che Dio le ha parlato e le ha detto che dovevano andare nello Utah. Incredibilmente l'uomo accetta e i tre tornano facendo l'autostop. Il 12 marzo del 2003 la polizia ferma persone fuori da un Walmart a Sandy, nello Utah, a poche miglia dalla città di St. Lake City. I tre sono Brian, Wanda ed Elizabeth, che indossa una parrucca grigia, occhiali da sole e un velo per non essere riconosciuta. All'inizio la ragazza, chiaramente sotto controllo di Brian, rifiuta di identificarsi, dicendo che c'è stato un errore e che non è la persona che stanno cercando. Il poliziotto si accorge subito di quanto la giovane sia terrorizzata dall'uomo, così la allontana dagli altri due e le chiede nuovamente se è Elizabeth Smart. Alla conferma la prende in custodia, la porta al commissariato e chiama la famiglia, che si precipita
limita ad abbracciarla. In contemporanea, la polizia arresta Brian e Wanda per il rapimento di Elizabeth. Wanda si dichiara colpevole e viene condannata a 15 anni, mentre Brian viene condannato all'ergastolo senza possibilità di riduzione della condanna. Si conclude così anche il caso di oggi. Lo conoscevate? Fatemelo sapere nei commenti. E come sempre, grazie per aver visto questo video. Alla prossima!